Ciao ragazzi, ben ritrovati da AndreaNink91 e benvenuti in questo nuovo Talking About. È un po' che non ne facevo uno, ma era giunto il momento anche per aggiornarvi un po' su cosa sta succedendo sul canale. Ma ho diversi punti da trattare, tre o quattro, quindi sarà un video piuttosto breve. Iniziamo partendo dalla notizia che più mi ha stranito. Anche se ciò che mi ha stranito non è tanto la notizia, ma la disinformazione che ha generato. Perché Level 5 ha annunciato la chiusura definitiva di Level 5 Abbey. Questa chiusura di Level 5 Abbey, che è la filiale americana, era già in corso dal 2019. Dentro c'erano pochi dipendenti che stavano giusto smantellando le attrezzature e le stavano portando via. Quindi non è che arriva proprio così, come fulmine a ciel sereno, si sapeva già da un anno, quindi era nell'aria, insomma. Però ciò che è strano è che tutte le testate giornalistiche online hanno detto Level 5 non importerà più giochi in America ed Europa. No, non è vero, non hanno mai detto una cosa del genere. Hanno solo detto: la filiale in America chiude perché non ci conviene tenerla aperta. Ma allora prima, scusami, prima di Level 5 Abbey, come ci arrivavano i giochi in Europa e in America? Eh? Quindi Level 5 continuerà ad importare i giochi in America e in Europa come faceva prima di aprire Level 5 Abbey. Semplicemente hanno chiuso la filiale americana perché nel mercato occidentale i giochi vendono molto di meno che nel mercato orientale. Per esempio, Yokai Watch in Giappone ha venduto 10 milioni di copie, cosa che da noi non è successa, ma neanche minimamente. Perché non vogliono più tenere aperta una filiale che gli fa solo perdere soldi? Perché hanno chiuso Yokai Watch Wibble Wobble, che era tradotto in ben 6 lingue, e hanno tenuto solo quello giapponese? È normale arrivarci, no? C'erano pochissimi giocatori e quindi hanno preferito tenere quello giapponese, che tra l'altro sta quasi a 2 milioni di download. Quindi semplicemente hanno chiuso la filiale americana perché portava via solamente soldi. E poi la notizia che è giunta stamattina: Inazuma Eleven SD non verrà più supportato, anzi, peggio ancora, chiuderà dal 1° dicembre. Bravi. Chapeau. A me personalmente non dispiace molto la chiusura di Inazuma Eleven SD, mi dispiace per quelli che ci hanno perso tempo, perché bene o male io a un certo punto verso marzo mi sembra l'ho droppato e ho detto vabbè non me ne frega più niente, ciao. Ma quelli che ci hanno perso tempo, dall'inizio dell'anno fino ad adesso, è un po' una presa per il culo. E scusatemi se è poco. È un po' come tradire la fiducia delle persone che hanno speso tempo e c'è anche chi ha speso denaro. È un po' come se un datore di lavoro il 1° gennaio ti assume e ti dice tempo indeterminato, tu stai fresco, fai il tuo lavoro, dice tanto mi licenzierà quando dovrò andare in pensione. Sì, la pensione. Però a un certo punto ti dice guarda, da 1° dicembre io ti licenzio e non ti do neanche la buona uscita. Nel mondo dei videogiochi, dove la fa da padrona chi detiene i diritti del gioco, te la prendi dove non batte il sole. Non puoi fare nulla, manca solo che annuncino la chiusura dello sviluppo di Heroes Great Road. Ciao! Anche se al Tokyo Game Show hanno presentato altri tre giochi, oltre Heroes Great Road, non so come abbiano intenzione di sviluppare, visto che ci sono dei luminari che dicono che Level 5 è in cattive acque. Una software house che è in cattive acque non sviluppa tre giochi contemporaneamente. Mettetevelo bene in testa. Comunque sia, questa era una piccola parentesi e arriviamo al succo del video. Vi ricordo comunque sia che in descrizione trovate i timestamp, se magari trovate delle parti che più vi titillano la papilla. Dunque, arriviamo al canale, che dovrebbe essere la cosa che mi interessa di più in realtà, tra gli altri argomenti, ma non è così. Allora, nuovi giochi da portare, e ci sarebbero alcuni nuovi giochi, ma se avete notato, i più aficionados lo sanno, ho portato video diversi, tipo ad esempio la reazione a Mortal Kombat, che è stata demonetizzata per contenuti audio, non per contenuti visivi, quindi le teste mozzate a YouTube non fregano nulla, e anche
la review di Kirby Fighters 2. In realtà stavo registrando un gameplay di quel gioco, l'avrei portato tutto in gameplay, però poi ho detto ma proviamo a fare un po' qualcosa di diverso. Ed in effetti sì, l'ho fatto. Quindi semplicemente ho fatto una review del gioco, ho preso tantissima ispirazione da Frozen, di parliamo di videogiochi, ma è un altro discorso. E ho intenzione di fare questa manovra, diciamo, anche per altri giochi e che magari non voglio portare in gameplay sul canale, ma facciamo un esempio. Sta per uscire la Landa della Corona, esce questa settimana ed io sono super fomentato di portarci un gameplay, ma anche una review da un punto di vista oggettivo. Sì, potrebbero capitare anche cose di questo genere e non solo giochi dove faccio solamente la review o solamente il gameplay. Sto cercando un po' di variare il contenuto perché mi sento di farlo, non ho voglia di portare solo il gameplay fine a se stesso, dico ok bello, mi è piaciuto, ciao, arrivederci. Voglio fare qualcosa di un po' diverso. Poi altri gameplay, vabbè, mo velocemente vi dico che esce Xenoverse per Asper ad Astra, gioco fan-made di Weedle, che in teoria sarebbe Pokémon, ma non mettono Pokémon nel nome per non venire subito strikerati dai ninja di Nintendo, e ci sta. Quindi sono molto fomentato per quel gioco perché è in sviluppo da 4 anni ormai e non vedo l'ora di poterlo assaporare appieno, visto che hanno fatto un lavoretto piuttosto interessante. Un lavorone. Avevo intenzione poi di portare anche, ora, prendetela per quello che è, una challenge di Yo-Kai Watch 3, ma all'atto pratico non è fattibile. Cioè, è fattibile ma risulta noiosa, e per risultare noiosa a me deve essere davvero pessima. Ve la spiego a sommeline. Prendo tutti gli yokai di rango E e vado a finire il gioco con loro. Da un punto di vista teorico funziona, perché dici cavolo, arrivi dal boss finale con solo yokai di rango E. Sì, ma dovrebbero essere di livello 70-80 per affrontare il boss finale. Alla fine a che serve? È un po' come la challenge che ho fatto di Randomizer Extreme Randomizer, non Nuzlocke per fortuna, su Pokémon Platino. Alla fine la Lega era a livello 80, ma anch'io ero a livello 80. Quindi a che serviva? A nulla. Insomma, non so se la farò mai. E la cosa, un'altra delle cose importanti è il fattore live. Fattore live. Ve la dico semplice semplice. Non riesco a farle e non ho voglia di farle la sera o la mattina presto. E per sera intendo 11:30, mezzanotte, e mattina presto intendo le 6 del mattino. Non ho voglia, sinceramente, di mettermi a fare live così tardi o così presto, anche perché anche se il mio canale ha comunque sia una media di spettatori tra i 13 e i 30 anni, è gente che o va a scuola o lavora, in teoria. E non penso che queste persone abbiano voglia di mettersi a guardare le live di una persona a mezzanotte o alle 6 del mattino. Questo è l'orario che ho adesso. Però se volete io all'una parte lo stream e ciao. No. Quindi se dovessi continuare con le live, spero, le annuncerò tutte quante nella community del canale YouTube. Basta che cliccate sul mio canale e trovate la sezione community, ma anche su Instagram, visto che non so quando le tornerò a fare, ma tornerò, prima o poi tornerò. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo in descrizione che c'è il link per Instagram e Discord, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!